Bentornati a tutti finalmente in un nuovo video di Le Inchieste. In questo video ci occuperemo di una vicenda molto molto particolare e molto interessante, sia per i soggetti che la riguardano, sia per i tempi in cui questi episodi avvennero. Infatti, diversamente dagli altri video, questi eventi avvennero nel 1945. Come avrete quindi capito da questa data e anche dal titolo del video, ci occuperemo del caso del misterioso oro di Dongo, cioè tutti quei beni, tra titoli di Stato, denaro e appunto oro, che furono sequestrati dai partigiani della 52esima Brigata Garibaldi alla colonna Mussolini, cioè tutta quella colonna di fascisti e nazisti che, insieme appunto al duce Benito Mussolini, stavano cercando di fuggire da un'Italia ormai liberata. Siamo appunto al 27 aprile 1945, 2 giorni dopo la liberazione d'Italia dai nazisti. Come certamente saprete, nel nord Italia ormai si erano radunate le rimanenti forze sia fasciste che naziste che ancora si trovavano appunto nel paese, le forze repubblichine della Repubblica di Salò. E dopo essere fuggito da Milano il 25 aprile, Mussolini il 27 si trova a Menaggio, sul lago di Como, è ormai perduto, non sa bene che cosa fare, a chi rivolgersi, perché diverse correnti di pensiero, insomma, gli vengono proposte. Alcuni gli dicevano di fuggire in Svizzera, ma come vedremo tra poco questo non era fattibile. Altri gli suggerivano di scappare verso la Spagna dell'amico Franco, ma anche qui, come vedremo, in realtà quell'amico poi così ancora tanto amico non lo era più. Insomma, anche qui dovremo sfatare alcuni miti importanti che purtroppo gettano degli errori, fanno pensare ancora a delle cose non veritiere riguardo a quegli ultimi giorni di Mussolini. Ebbene, questa inchiesta appunto non si occuperà soltanto di capire che fine ha fatto tutto il tesoro fascista, il tesoro di Benito Mussolini che fu sequestrato dai partigiani di Dongo, ma cercheremo di capire anche come andarono gli ultimi giorni di Mussolini, quando e come fu arrestato e da chi, e appunto come trascorse i suoi ultimi giorni di vita, in compagnia di quella che era allora la sua amante, Claretta Petacci. Il 27 aprile abbiamo detto che nei pressi di Dongo la 52esima Brigata Garibaldi ferma la colonna fascista, la colonna Mussolini. Si sa, si è già sparsa la voce che il duce stava cercando di scappare verso nord, verso la Svizzera o verso la Valtellina, e che quindi con tutta probabilità la sua colonna sarebbe dovuta passare per forza di cose sul lago di Como, e quella era l'unica via praticabile che passava proprio da Dongo. Per questo motivo i partigiani comunisti della 52esima brigata crearono una sorta di posto di blocco un po' alla buona, cioè abbatterono un albero che si trovava sulla strada, lo fecero cadere per bloccare il passaggio e si misero insomma ad aspettare l'arrivo dei nemici. Sempre il 27 aprile, qualche ora prima della cattura di Mussolini a Dongo, appunto, il duce si trovava però a Menaggio, sempre sul lago di Como. Era una giornata piovosa e appunto, come dicevamo all'inizio, si sentiva ormai perduto, da solo. Non sapeva che cosa fare, l'unica cosa certa che aveva chiara è che i suoi tempi ormai erano terminati. Con Mussolini a Menaggio ci sono circa 200 soldati tedeschi che avevano ricevuto l'ordine da Hitler, dal Führer, di non abbandonarlo mai, per nessuna ragione. Oltre ai 200 tedeschi delle SS, ci sono anche 100 fascisti, le camicie nere, coloro che avevano deciso di seguire il duce fino alla fine. Da alcune lettere che furono ritrovate poi successivamente, lettere scritte da Mussolini all'allora moglie Rachele Mussolini, appunto, si evince un Mussolini ormai rassegnato, ormai un Mussolini che ha chiara nella mente l'idea che la sua epoca è giunta al termine. Scrive appunto lo stesso Duce alla moglie: "Sono giunto all'ultima fase della mia vita, all'ultima pagina del mio libro. Sono solo e vedo che tutto è finito." Gli ultimi giorni Mussolini non volle mai vedere la moglie e i figli. Appunto lui volle trascorrere quegli ultimi giorni che ormai aveva chiaro nella sua testa che sarebbero stati i suoi ultimi giorni proprio di vita, non soltanto di duce dal fascismo. E li volle trascorrere appunto, come ho detto all'inizio, con l'amante Claretta Petacci, quella che era la sua donna ormai già da qualche tempo, il tutto a conoscenza chiaramente dell'allora moglie Rachele Mussolini, che però non osava opporsi a nulla di quello che faceva chiaramente il marito. Non volle vedere la moglie e neanche i figli. Disse loro di scappare il più lontano possibile, di tentare di fuggire. Ed ecco qui che sfatiamo subito uno dei miti che riguardano gli ultimi giorni della vita di Mussolini, del duce, perché molte persone, fortunatamente non storici,
diffondono un po' questa falsa idea, questa falsa notizia che Mussolini avesse la possibilità di fuggire in maniera anche rapida e veloce verso la Svizzera, di rifugiarsi in Svizzera, e che non lo fece perché volle appunto come un eroe rimanere in Italia, nel nord Italia, con le ultime camicie nere e con gli ultimi tedeschi al suo seguito per cercare la resistenza a oltranza e che avrebbe quindi preferito morire in battaglia. In realtà non era assolutamente così. Primo perché abbiamo tantissime prove che dicono che appunto in quegli ultimi giorni Mussolini era totalmente da solo, come scrive lui stesso. Aveva attorno a sé appunto, erano rimasti ormai soltanto i fedelissimi, Pavolini, un centinaio di camicie nere e i tedeschi che in realtà, come sapeva bene Mussolini, erano lì soltanto perché Hitler voleva in qualche modo cercare di salvarlo e di portarlo in Germania, ma che, come sapete, diciamo che Hitler considerava Mussolini fin dal tempo in cui lo liberò dalla prigionia del Gran Sasso nel 1943 come ormai un suo pupazzo, un suo servo, possiamo dire tranquillamente. E quindi, perché Mussolini in realtà non poteva assolutamente fuggire in Svizzera? Alcuni addirittura dicono che aveva un aereo privato pronto a decollare per portarlo in Svizzera, ma che lui volle rimanere fino alla fine per non lasciare la patria. Ebbene, questo è falsissimo. Ci sono una serie di lettere, sempre tra la moglie Rachele e il duce, in cui la moglie dice: ho cercato di fuggire come tu mi hai detto in Svizzera con i miei figli, con i nostri figli, ma mi è stato risposto così dalla polizia svizzera. Niente rifugio in Svizzera per i Mussolini. La Svizzera era stato fino allora e ancora oggi un paese dichiaratamente neutrale per tutto quanto, ma in realtà, dopo la vittoria della guerra da parte degli alleati, le frontiere svizzere furono rafforzate in maniera ferrea per impedire l'accesso di qualsiasi fascista e qualsiasi nazista. Quindi totalmente impensabile, come dimostra il fatto anche della moglie e dei figli di Mussolini, a cui non fu dato asilo politico. Totalmente impensabile che allo stesso Mussolini potesse essere riservato un trattamento di favore o di piacere. E fu per questo motivo, per la totale mancanza di possibilità di fuga per Mussolini, che lui decise di cercare di salvarsi tramite l'unica via rimasta, cioè quella del lago di Como. C'è poi un'altra teoria che va smentita, secondo la quale quello considerato l'amico di Hitler e di Mussolini era pronto ad accogliere entrambi i dittatori a braccia aperte nella sua Spagna, il dittatore Francisco Franco. Appunto, c'è questa teoria secondo la quale Mussolini aveva addirittura due possibilità: fuggire in aereo tranquillamente in Svizzera o tranquillamente in Spagna e di salvarsi in questo modo la vita. Ebbene, c'è un altro documento storico, effettivo e chiaro, che riporta come la situazione non fosse esattamente così. Perché dopo la vittoria netta degli alleati della guerra, così come la Svizzera collaborò con gli alleati nell'impedire l'accesso al proprio paese ai nazifascisti, allo stesso modo la Spagna del dittatore Francisco Franco acconsentì agli alleati di lasciare agli angloamericani il totale controllo degli arrivi e delle partenze di autovelivoli. Venuto a conoscenza di questo fatto, cioè che ogni aereo che entrava nello spazio, nel cielo spagnolo, era controllato dagli alleati, Mussolini in un'altra lettera, sempre alla moglie, scrive: questa è la riconoscenza della Spagna. Ricorderete infatti come l'Italia, insieme alla Germania, l'Italia fascista e la Germania nazista, avevano dato una grande mano inviando i propri armamenti e i propri aeroplani da guerra, appunto, in sostegno del colpo di Stato di Francisco Franco. Vedutosi quindi abbandonato anche dal fantomatico amico Francisco Franco, Mussolini non aveva altra scelta che cercare appunto la fuga verso nord, non attraverso la Svizzera, magari attraverso la Valtellina, cercare di nascondersi il più lontano possibile, ok, dal centro insurrezionale che ormai stava diventando Milano. Mussolini fu appunto catturato il 27 aprile del 45 ad Ongo sul lago di Como mentre cercava di fuggire. Probabilmente il suo piano in realtà a quel punto era di trovare una via di fuga per la Germania, per raggiungere Hitler. Ma come abbiamo detto, Mussolini era ormai totalmente cosciente che in questo caso avrebbe trascorso il resto della sua vita poi a fare da fantoccio del Führer, senza più alcun tipo di potere né decisionale né di proporre alcun tipo di iniziativa. Avrebbe comunque dovuto abbandonare l'Italia, il suo paese e la causa fascista. Ed è per questo motivo che il 25 aprile,
in una Milano appunto insorta, in una Milano ormai liberata, Mussolini si trova proprio lì. Il capo del fascismo è a Milano il 25 aprile. Per quale motivo? Perché nel pomeriggio del 25 aprile, attraverso la mediazione dell'allora arcivescovo cardinale di Milano Schuster, di cui parleremo anche in una piccola parentesi successivamente, si svolse proprio nell'arcivescovado, quindi un posto assolutamente neutrale in cui Mussolini si poteva sentire al sicuro anche in quella Milano insorta, si svolse questo incontro a cui fu chiamato appunto lo stesso Duce. La delegazione fascista al suo seguito e una delegazione che fu appunto chiamata dall'arcivescovo Schuster per cercare di intavolare una trattativa di pace che nelle intenzioni di Schuster avrebbe dovuto portare alla resa del fascismo, del capo fascista Mussolini, che si sarebbe dovuto consegnare quindi al Comitato di Liberazione Nazionale, al CLN, e in cambio la guerra sarebbe dovuta però finire subito, senza altri inutili spargimenti di sangue, e come vedremo non sarà così. Quindi con la delegazione del partito fascista, capeggiata ovviamente da Mussolini, si incontra una delegazione del CLN, del Comitato di Liberazione Nazionale, capeggiata dal generale Cadorna. Insieme a Cadorna c'erano anche i rappresentanti dei partiti più in voga nel Comitato di Liberazione Nazionale. Pensate che c'erano il Democratico Cristiano Marazza, il rappresentante del Partito d'Azione Riccardo Lombardi e il rappresentante del Partito Liberale Giustino Arpesani. Chiaramente, come vi sarà balzato all'occhio, manca il rappresentante del Partito Comunista, quello che forse era il partito di maggior spicco nel Comitato di Liberazione, quello che era il partito a cui appartenevano le brigate di partigiani che soprattutto nel nord Italia si erano dati più da fare per combattere il fascismo e per dare una mano alla resistenza dal nazifascismo. E chi era il rappresentante del Partito Comunista nel Nord Italia? Era il futuro Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, il quale venne a sapere dell'iniziativa del Cardinal Schuster di organizzare questo incontro per caso, lo venne a sapere quando l'incontro era ormai iniziato. Quindi Pertini si butta in auto, si lancia verso l'arcivescovado di Milano perché vuole capire perché non è stato chiamato proprio lui. Ovviamente la motivazione è che il Partito Comunista era totalmente contrario a una resa o a qualsiasi tipo di trattativa con il nemico fascista. Insomma, il Partito Comunista voleva, una volta catturato Mussolini, chiaramente eliminarlo. È certamente questo il motivo per cui non fu chiamato Pertini, e ora sentiremo proprio dalle sue parole come Pertini arrivò di corsa all'arcivescovado, ma vide un Mussolini molto arrabbiato lasciare ormai l'arcivescovado, lo incrocia proprio sulle scale, mentre lui sale, il Duce scende e se ne va arrabbiatissimo perché non ha ottenuto dall'incontro quello che sperava. Io Mussolini non lo conobbi quando era nel Partito Socialista. Le nostre strade andavano, lui era in Liguria, lui era nelle Romagne, poi a Milano come direttore dell'Avanti, e l'avevo sentito parlare naturalmente di Mussolini. L'incontro fu casuale, in questo senso che io durante l'insurrezione di Milano, tu sai che ci fu, che io quell'incontro all'arcivescovado, Da Schuster. da Schuster, che io avevo condannato, è stato un errore per me quell'incontro, non si doveva fare. Io mi trovavo alla CGIE, sai che è la fabbrica di Milano, ero stato chiamato alla CGIE perché mi avevano detto che due operai, mentre stavano entrando in fabbrica, cioè noi avevamo detto agli operai occupate le fabbriche, trasformatele in fortilizi. E lui stavano, erano stati uccisi dalle camicie nere. E io presi subito la macchina e corsi alla CGIE e lì vidi i due cadaveri, no? Entrai, rincorai gli operai, feci lì una conversazione, un discorso a questi operai. Quando mi giunse tutto, arrivò tutto di corsa, trafelato, un compagno mi dice: guarda che c'è Mussolini che si sta incontrando all'arcivescovado con Lombardi, Cadorna e gli altri. Dico: come? Mussolini si incontra con questi? Dico: a tutta la velocità, per Filippo, andiamo all'arcivescovado. Scendo, c'è lo scalone, tu l'hai presente, l'arcivescovado di Milano, c'è un grande scalone. Io salgo lo scalone, non è vero che avessi la rivoltella in mano, tutte storie che hanno raccontato. Salgo lo scalone, a un certo momento vedo un gruppo che scende, no? Che scende, che c'erano poi vestiti con l'orbace, no? E mi giro
ed era Mussolini che stava scendendo, io salivo, lui stava scendendo, ecco l'incontro come avvenne. Lui scendeva perché era emaciato, pallido, irriconoscibile da quello che io l'avevo visto come in fotografia, non era più il Mussolini baldanzoso, molto costernato, no? Lui scendeva, io salgo, vengo introdotto lì dove c'era il cardinale Schuster, c'era Cadorna, Arpesani, Lombardi, lì che stavano discutendo, io viene fatta la presentazione al cardinale Schuster e dice: guardi che c'è stato qui Mussolini, adesso è andato in prefettura, darà una risposta per vedere se è pronto a consegnarsi al CLN. Allora, dico, se si consegna al CLN noi lo considereremo prigioniero politico e vedremo poi Eminenza il da farsi. Tutto questo incontro fu fatto all'insaputa e dei socialisti e dei comunisti, che tanto gli uni quanto gli altri poi non lo approvarono questo incontro. E allora Schuster mi dice: ma noi, Schuster era un tipo molto pallido, magro, maciato, sì, un po' femmineo, sì. E dice: ma lei, figlio, si renda conto, avvocato Pertini, della situazione, no? Ho sentito parlare di lei, so che lei ha sofferto molto, qui bisogna evitare un eccidio in Milano, ma dico, senta, la ruota dell'insurrezione ha incominciato a girare ieri, non è vero, non saremo né io né lei né nessuno a poter fermare questa ruota, ormai questa ruota deve fare il suo corso. Perché che cosa emerse da quell'incontro tra il Comitato di Liberazione Nazionale e il Rimasugli del Partito Fascista e dello stesso Mussolini? Ebbene, emerse che i tedeschi avevano già avviato una trattativa separata con il Comitato di Liberazione Nazionale e con gli alleati, e quindi Mussolini si sentì ancora più solo. L'unica offerta che ottenne fu: consegnati, fatti arrestare e vedremo un po' quello che accadrà. Mussolini voleva garanzie per sé, ma anche per le famiglie dei gerarchi fascisti, ma queste garanzie il CLN non poteva assolutamente dargliele, benché meno il cardinale Schuster. Il duce non voleva accettare una resa incondizionata, perché avrebbe chiaramente portato alla sua fine. Mussolini ormai, quindi, avendo chiara la situazione, che la sua unica speranza è una fuga verso la Germania, lascia Milano, nonostante i suoi ultimi fedelissimi gli chiedano di rimanere e di combattere fino alla fine per il fascismo e per l'Italia fascista. Il duce si scrolla di dosso, come riportarono alcuni testimoni, tutti i fedelissimi fascisti, le camicie nere che cercarono di trattenerlo, se li scrollò di dosso e, molto arrabbiato, salì in macchina in direzione Como. E mi raccontarono che Borsani, il cieco di guerra, accompagnato dalla moglie, non è vero, si era avvicinato alla macchina dove stava salendo Mussolini, e gli dice: Duce, no, restate qui, non traditici, restate qui a combattere con noi, combatteremo sino all'ultimo, ma non potete fuggire. Lui diede una scrollata di spalle alla moglie, lei l'ha detto a lui, lui l'ha detto allora a voi, ci state tradendo. Oramai è molto tardi però, il CLN ha già dato l'ordine della mobilitazione generale, dell'insurrezione generale, anche Milano insorge. Scoppia una vera e propria caccia all'uomo fascista, i fascisti vengono stanati dai loro rifugi e uccisi per vendetta dai partigiani. Quando il duce arriva a Como, le molte camicie nere che lì appunto avevano la loro base si sono già date alla macchia contro gli ordini di Pavolini, fedelissimo di Mussolini, che segretario del Partito Nazionale Fascista, non è riuscito a mantenere le colonne fasciste salde perché oramai la situazione era chiara ai più, cioè la guerra era perduta e stavano rischiando la vita perché, come già stava accadendo appunto in tutto il paese, i fascisti dove venivano trovati venivano immediatamente fucilati. Il 27 aprile Mussolini, alle prime luci dell'alba, parte da Menaggio verso nord ed ecco che arriva a Dongo, dove c'è appunto posizionato quel posto di blocco di cui abbiamo parlato prima, istituito dalla 52esima Brigata Garibaldi. I primi a sparare sono i partigiani, che intimano di fermarsi alla colonna. I fascisti rispondono al fuoco su ordine di Pavolini, che si trova all'interno di un'autoblinda con Mussolini e la Petacci, e la situazione si crea in una sorta di stallo, cioè la colonna nazifascista non può avanzare e i partigiani sono molto meno numerosi, chiaramente, dei nazifascisti, che raggiungono quasi le 300 unità, mentre i partigiani non arrivavano nemmeno alla ventina di uomini. La guerra però i nazifascisti l'avevano persa e mai quindi
pensavano di trovarsi in una situazione favorevole. In realtà le colonne partigiane erano un po' scarne perché la maggior parte si era diretta appunto a Milano a partecipare all'insurrezione generale. Ebbene, i primi a farsi avanti sono i tedeschi che alzano bandiera bianca e in due o tre vanno verso i capi partigiani per cercare di trattare. I tedeschi chiedono di poter passare, di tornare in Germania a casa loro, dicono: "Noi non apriremo il fuoco né verso di voi, né tantomeno verso chiunque incontreremo lungo il nostro cammino verso la Germania, ma voi dovete lasciarci passare." La decisione non può essere presa dai partigiani di Dongo, che erano capeggiati da Pierluigi Bellini delle Stelle, nome di battaglia Pedro, comandante appunto della 52esima Brigata Garibaldi. Ma una decisione così delicata, sul da farsi, poteva prenderla soltanto il capo di tutta la Brigata Garibaldi, da cui dipendeva quella di Dongo. Ebbene, il capo delle Brigate Garibaldi si trovava in Valtellina ed era il comandante Nicola. Una delegazione di partigiani, tra cui lo stesso Bellini delle Stelle, va quindi ad incontrare Nicola per chiedere il da farsi. Il tenente dell'SS, che si chiamava Vollmeier, alla guida della colonna nazista per scortare il duce, acconsentì all'iniziativa, ma a patto di andare con i partigiani, cioè di aggiungersi a questa delegazione per andare a incontrare appunto il comandante Nicola delle Brigate Garibaldi, e così questo gruppetto parte verso la Valtellina. Sono ore chiaramente di lunga attesa, i fascisti hanno paura di essere catturati e fucilati, ed ecco che qualche auto, soprattutto dalle retrovie, fa marcia indietro e torna giù verso sud. Il duce è sempre insieme alla Petacci e a Pavolini nell'autoblinda, ed ecco che dopo qualche ora tornano i partigiani insieme a Vollmeier. L'accordo raggiunto era questo: i tedeschi potevano passare e andare verso la Germania, ma avrebbero dovuto lasciar perquisire tutti i loro camion, e stessa sorte sarebbe dovuta toccare ai fascisti. O per meglio dire, i fascisti sarebbero stati tutti arrestati, oltre che le loro auto e i loro automezzi perquisiti, mentre i tedeschi, una volta che i partigiani si fossero accertati dell'assenza di fascisti sui mezzi militari tedeschi, ecco che i tedeschi avrebbero potuto tranquillamente continuare verso la Germania, perché, come avevamo detto prima, gli accordi erano stati fatti in maniera separata tra i tedeschi e il CLN. Vollmeier informa il duce Pavolini dell'accordo, ed ecco che Pavolini si infuria, chiama i tedeschi traditori, inizia a urlare e sbraitare verso di loro, e dice al duce di dare l'ordine ai fascisti di aprire immediatamente il fuoco contro i partigiani e di combattere fino alla morte. Vollmeier e le SS vedono in questo pazzo Pavolini un pericolo per la loro stessa incolumità e per l'accordo stipulato tra tedeschi e partigiani. Ed ecco che quindi Pavolini viene messo da parte, zittito dai tedeschi, e gli viene veramente impedito di pronunciare qualsiasi parola e di intraprendere qualsiasi azione. A questo punto fu a un altro tenente delle SS, il tenente Beiser, venne in mente un'idea. Disse a Vollmeier di chiedere al duce se volesse camuffarsi da soldato tedesco per nascondersi con gli altri soldati tedeschi sul camion, in modo da riuscire a salvarsi la vita, perché quello era davvero l'unico modo per il duce, di salvarsi, cioè di camuffarsi da soldato tedesco, nascondersi su un camion e sperare di non essere scoperto durante le perquisizioni di Dongo ad opera dei partigiani. Pavolini ricomincia a parlare a quel punto, interviene, dice no, a Mussolini, dice: "Duce, lei non deve assolutamente ascoltare questi traditori tedeschi, combatta con noi fino alla fine, prendiamo le armi e iniziamo a sparare." Ma Mussolini si fa convincere dalla Petacci. La Petacci sa certamente che nel caso in cui avessero iniziato a combattere sarebbero morti tutti quanti, e invece la Petacci si fa convincere da questa idea dei tedeschi che magari il duce si sarebbe potuto salvare camuffandosi da tedesco. Ed ecco che quindi Mussolini abbandona totalmente Pavolini e acconsente alla richiesta dei tedeschi di camuffarsi da soldato nazista, ed ecco che gli viene fornito quindi un elmetto e una divisa per cambiarsi. Quindi che i camion vengono fatti sfilare verso il centro di Dongo. I primi quattro camion tedeschi vengono perquisiti e non viene notato nulla di strano, niente di particolare, vengono quindi fatti proseguire verso nord. Ed ecco che tocca ora però al camion su cui è nascosto il duce. Sul quinto camion sale Giuseppe Negri, il partigiano soprannominato Zoccolin per la sua
professione di calzolaio, ecco che nota come in realtà ci sia un personaggio che non poteva essere assolutamente un soldato tedesco per due motivi. Primo perché indossava degli occhiali scuri, che Mussolini indossò chiaramente con intenzione di coprirsi il volto insieme all'elmetto. Quindi questo soldato tedesco molto strano con degli occhiali scuri e con dei pantaloni diversi da quelli di tutti gli altri. Cioè notò che sotto il mantello e la giacca dell'uniforme tedesca, quest'uomo indossava dei pantaloni più scuri rispetto a quelli dei tedeschi. Ma il partigiano Negri era un ragazzo molto giovane e per timore, insomma, anche di chiedere a questa persona di togliersi gli occhiali, di mostrare chi fosse, scese dal camion e andò a chiamare il partigiano Bill. Bill era una figura importante della 52esima Brigata Garibaldi, era infatti il vice commissario politico. Nome di battesimo Urbano Lazzaro. Ebbene, gli viene indicato da Giuseppe Negri questa figura, sale sul camion Bill e come raccontò poi Bill stesso, ecco, lui si accorse subito dal viso, dalla conformazione del corpo che si trattava del duce travestito e dice Bill: "Lo chiamai, prima gli gridai: "Camerata!" Niente, nessuna risposta. Allora gli dissi: "Eccellenza!" Ancora niente. Provai quindi così: "Cavalier Benito Mussolini!" Ed ecco che lì ebbe una scossa. Saltai quindi sul camion e, di fronte al suo stupore, gli dissi: "In nome del popolo italiano, io l'arresto." In realtà sembra che il partigiano Negri fu in qualche modo indirizzato e aiutato nella sua scoperta dai soldati tedeschi stessi, che magari temendo ripercussioni anche verso di loro per aver nascosto e protetto il duce nel caso in cui fosse stato scoperto più avanti da altri partigiani, quasi indicarono a Giuseppe Negri dove si trovava il duce. Cioè, ora sentiremo la testimonianza di Gobbetti, che era allora all'epoca dei fatti un bambino che assistette all'arresto di Mussolini non da partigiano, ma appunto da spettatore. E disse che mentre Giuseppe Negri cercava di guardare un po' nel camion qualcosa, se trova qualcosa di sospetto, dice come furono i tedeschi a indicargli Mussolini, dove si trovava Mussolini nascosto. Sentiamo proprio la testimonianza di Gobbetti sull'arresto del duce, che come abbiamo visto poi fu effettuato materialmente dal partigiano Bill. E i tedeschi che c'erano su, c'erano l'ordine d'accordo col Fulmer, si sono messi a ridere e scherzare tra di loro, e poi continuavano in tedesco: "Guarda lì, guarda lì." Continuavano a dire: "Salta su, questo Negri va là e lo scopre." Lo scopre, lo ricopre ancora e su di corsa per cercare il Bill. Arriva su quasi al portone del comune. Allora sono stati i tedeschi che hanno indicato Mussolini sul camion. Sono stati i tedeschi. Quando lui è saltato su, questo giovanotto di nome è saltato su a guardare per il camion, perché facevano passare tutto, e continuavano a dirgli in tedesco, ma lui non capiva il tedesco, gli dicevano: "Guarda lì, guarda lì, guarda lì." L'arresto è stato Mussolini, è stato così. È stato i tedeschi che hanno indicato ai partigiani che era sul camion. Ebbene, una volta fatto scendere dal camion il duce, una volta che tutti i camion tedeschi della corona tedesca hanno consegnato le armi, ecco che i tedeschi vengono lasciati liberi di proseguire verso la Germania, perché il patto tra la Germania nazista e il Comitato di Liberazione Nazionale era che i tedeschi, consegnate le armi, non avrebbero quindi più combattuto con i partigiani e sarebbero subito tornati in Germania senza più dare fastidio. In cambio, appunto, sarebbero stati lasciati passare. Destino diverso era stato stabilito per i fascisti, infatti l'intera colonna fascista fermata e arrestata ad Ongo, appunto, furono tutti quanti arrestati e processati. E ora vedremo gli eventi immediatamente successivi all'arresto, sia del Duce che dei gerarchi fascisti. Già all'indomani della liberazione del 25 aprile, il Comitato di Liberazione Nazionale aveva espressamente stabilito che i membri del governo fascista e i gerarchi fascisti colpevoli di aver contribuito alla soppressione delle garanzie costituzionali, di aver distrutto le libertà popolari, di aver creato il regime fascista, di aver compromesso e tradito le sorti del paese e di aver condotto all'attuale catastrofe, sono puniti con la pena di morte e, nei casi meno gravi, con
con l'ergastolo. Ed è quindi applicando questo decreto che vengono arrestati tutti i gerarchi fascisti, i quali saranno poi fucilati, come saprete, sulla piazza di Dongo. Ma in realtà la figura del Duce, insomma, era un caso un po' particolare. Il Duce viene arrestato a Dongo, portato momentaneamente come prigioniero nel municipio di Dongo, insieme alla compagna Petacci, che non volle abbandonarlo, si fece arrestare insieme a lui e voleva essere a tutti i costi condotta insieme a lui. Ebbene, questo si trattava di un arresto chiaramente fuori dal comune e dal normale, perché quello che avevano stabilito con il loro decreto, il CLN, quello che vi ho appena letto, valeva per tutti i gerarchi fascisti, tranne che per Mussolini, perché, come vi dicevo precedentemente, in realtà tra gli alleati, gli anglo-americani e il governo italiano, era stato deciso che soltanto la figura del Duce, cioè di Benito Mussolini, sarebbe dovuta essere affidata appunto alle forze alleate. Se andiamo a leggere appunto l'armistizio siglato nel 1943 a Malta tra Eisenhower, il comandante supremo delle forze alleate, e il maresciallo e capo del nuovo governo italiano Badoglio, prevedeva esattamente che Benito Mussolini e tutte le persone sospette di aver commesso delitti di guerra o reati analoghi, i cui nomi si trovano sugli elenchi che verranno poi allegati a suddetto armistizio, saranno immediatamente arrestati e consegnati alle forze delle Nazioni Unite. Quindi, al diffondersi della notizia dell'arresto del Duce, immediatamente viene fatto arrivare un aereo all'aeroporto di Bresso, che aspettava proprio la consegna del Duce da parte dei partigiani, perché questo era stato stabilito dall'armistizio appunto tra l'intero paese Italia e gli alleati. Era chiaramente questo ciò che avevano in mente i partigiani comunisti della 52esima Brigata Garibaldi. Ed ecco quindi che ritroviamo il nostro Sandro Pertini, che alla notizia dell'arresto del Duce, che si trovava nei pressi di Dongo, si riunisce con il comitato insurrezionale a Milano, insieme a Valiani, Sereni e Longo, ed ecco che decidono di agire immediatamente. Cioè la legge che va fatta rispettare, l'accordo che va fatto rispettare, non è quello con gli alleati, ma quello deciso dal CNAI, cioè immediata esecuzione, tanto per il Duce quanto per i suoi gerarchi. Ed ecco che immediatamente verso Dongo viene inviata una delegazione composta da uomini di fiducia di Pertini, con l'esatto compito di procedere alla fucilazione di Mussolini. Era chiaro ai comunisti, era chiaro a Sandro Pertini, che soltanto la morte di Mussolini per mano dei partigiani che avevano contribuito a liberare l'Italia avrebbe potuto rappresentare la rinascita per la futura Repubblica Italiana. Cioè non poteva più vivere colui che era stato l'autore, il fautore, l'ideatore di quei 20 anni che erano costati veramente tanto al nostro paese e che avevano portato alla morte, alla promulgazione delle leggi antisemite, avevano portato all'entrata in guerra a fianco della Germania nazista, di quelle ideologie folli di Hitler. Ed ecco che quindi l'Italia, per riscattarsi e per ripartire veramente, avrebbe dovuto eliminare una volta per tutte Mussolini, anche perché nell'ideologia partigiana Mussolini, consegnato agli anglo-americani, sarebbe stato sottoposto a un processo mediatico, a un processo pubblico davanti all'intero mondo, ed era chiaro che in quel caso non soltanto Mussolini sarebbe stato processato e messo di fronte alle sue colpe, ma con lui anche tutta l'Italia, tutto il paese, che invece era riuscito anche attraverso le proprie forze della resistenza a liberarsi dagli occupatori nazisti e fascisti, dagli usurpatori del governo fascista. Chi erano questi uomini incaricati quindi di andare a eliminare Mussolini? Erano Walter Audisio, il colonnello Valerio, ufficiale addetto al comando generale del CVL, cioè del Corpo Volontari per la Libertà, e Aldo Lampredi, nome di battaglia Guido, ispettore del comando generale della Brigata Garibaldi e uomo di fiducia di Luigi Longo. Questi due personaggi furono incaricati di mettersi immediatamente in auto e di farsi consegnare il Duce dalla 52esima Brigata. Nel frattempo, però, erano accaduti alcuni eventi importanti che si andarono poi a incrociare con la vicenda dell'arresto del Duce. Dovete infatti sapere che il reale
comandante della 52esima Brigata Garibaldi, non era il Bellini delle Stelle, cioè colui che era al comando della brigata al momento dell'arresto del Duce, ma era il capitano Neri, ovvero Luigi Canali, il quale però in quei giorni si trova ancora prigioniero delle camicie nere di Como. Ma una volta fuggiti tutti i fascisti appunto da Como, lui era riuscito a fuggire chiaramente da dove era tenuto prigioniero e si era quindi ricongiunto alla sua brigata e ne aveva ripreso il comando proprio il giorno dell'arresto di Mussolini. Insieme a lui era fuggita dalle carceri fasciste anche l'allora compagna del capitano Neri, la partigiana Gianna Giuseppina Tuissi. Questi due personaggi, il capitano Neri e la Gianna, come vedremo, avranno un ruolo di particolare rilievo nella vicenda legata soprattutto al mistero dell'oro di Dongo e della compilazione, della stesura, dell'inventario di tutti quei beni che furono sequestrati alla colonna nazifascista dai partigiani. Immediatamente il capitano Neri, che giunge subito a Dongo per ricongiungersi ai suoi uomini e vede che l'arresto di Mussolini è avvenuto veramente, è una cosa reale. Quindi davvero il capo del fascismo si trova nelle mani dei suoi partigiani, immediatamente suggerisce di trasferirlo in un luogo sicuro e che solo lui e pochi fedeli sappiano appunto dove si trova il Duce. Questo per due motivi particolari. Uno, temeva l'arrivo dei rimasugli fascisti che cercassero di liberare una volta venuti a sapere dove si trovava il loro capo. E sia temeva l'arrivo proprio del CLN, che magari d'accordo con gli alleati avrebbero prelevato Mussolini forte di quel trattato internazionale stipulato con gli alleati per consegnarlo proprio agli angloamericani. Per evitare questo, siccome il capitano Neri sapeva quella che era la direttiva del suo partito alla fine, cioè del Partito Comunista da cui dipendevano le Brigate Garibaldi, ebbene sapeva che il Duce andava tenuto nascosto fino a che non avesse ricevuto ordini superiori sul da farsi, per evitare un inconveniente. Quindi di comune accordo viene deciso che il Duce venga trasferito a Bonzanigo, una frazione del comune di Mezzigra. E dove a Bonzanigo? Presso la masseria di una famiglia che faceva di cognome De Maria, fedelissimi conoscenti appunto del capitano Neri, di cui il capitano Neri si fidava ciecamente. L'amante del Duce, Claretta Petacci, sente queste voci, insomma, i partigiani decidono di caricare in auto Mussolini, lo bendano completamente prima di trasferirlo per cercare un po' di nascondere la sua identità, anche se oramai la voce dell'arresto del Duce si è chiaramente diffusa ovunque, però per non dare la certezza, temendo appunto che potesse accadere qualcosa che portasse alla liberazione appunto di Mussolini o alla sua consegna agli alleati. Per evitare questo inconveniente, il capitano Neri lo fa bendare totalmente, gli fa coprire il volto e lo carica in auto. Con lui verrà caricata anche l'amante Claretta Petacci. Questo perché, come abbiamo detto prima, Claretta non volle mai abbandonare il suo uomo Mussolini e c'è un aneddoto che dice come i due furono messi in due stanze separate del comune, del municipio di Dongo e Mussolini continuava a chiedere di lasciare aperta la porta, lasciare aperta la porta sua, della sua camera, quella in cui era stata messa la Petacci, allorché i partigiani gli chiesero: ma perché eccellenza continua a chiederci di tenere aperta la porta? Chi è quella donna che vuole venire insieme a lei a tutti i costi? Perché allora non si sapeva insomma chi era la Petacci, soprattutto non ne conoscevano il viso di questa donna amante del Duce. Ed ecco che allora Mussolini, ormai arrestato e allo stremo delle forze, ormai come abbiamo detto da molto tempo si sentiva finito, ed ecco che dice: quella è la Petacci, la mia amante, vi prego di farmi stare sempre insieme a lei. Ed ecco che quindi anche la stessa Petacci chiede di essere condotta con Mussolini dovunque lo stessero portando, e i partigiani acconsentirono in modo da non separarli e portarono quindi alla masseria dei De Maria a Bonzanigo anche Claretta Petacci. Ma per i partigiani abbiamo detto consegnare il Duce agli alleati, come vedeva la cosa anche Sandro Pertini, sarebbe stata una dimostrazione di debolezza da parte della resistenza. Una sorta di ammissione di contare di meno degli alleati, come voler ammettere che l'Italia era stata liberata più per merito degli alleati che dalla resistenza partigiana. Inoltre, soltanto uccidendo il Duce si poteva considerare chiusa la resa dei conti con il fascismo ed effettuare il riscatto morale del paese. L'Italia sarebbe dovuta ripartire dopo l'uccisione del Duce. Era infatti stata l'Italia a inventare il modello fascista, perché era stato Hitler a basarsi
su ciò che aveva fatto Mussolini con la marcia di Roma. Era stato Hitler a basarsi sull'esempio della nascita del modello fascista per dare vita poi all'ideologia nazista e al Terzo Reich. All'interno del CNAI, soltanto i rappresentanti liberali e democristiani non erano d'accordo con i socialisti e con i comunisti sull'eliminare il Duce, perché quelli volevano invece stare ai patti stipulati con gli alleati. Ma fu Sandro Pertini, la personalità più importante, come abbiamo già detto, in quei giorni. Il futuro presidente della Repubblica, infatti, convinse tutti quanti il pomeriggio del 29 aprile e li convinse ad emettere un comunicato ufficiale a nome del Comitato di Liberazione Nazionale, con cui lo stesso CNAI si assumeva tutte le responsabilità sull'esecuzione, la fucilazione del capo del fascismo. Sentiamo a riguardo lo stesso Pertini. Era pacifico che a Mussolini toccasse la sorte prevista da quella tale misura del CNAI, cioè Mussolini, così come era preso, doveva essere passato per le armi. Io penso che di questo fossimo tutti convinti. Quando si è detto chi va lassù a prenderlo, e si è fatto, non mi ricordo bene chi, qualcuno ha fatto il mio nome. Era Pertini, mi pare. No, io ricordo questo, che mi pare di aver fatto il nome, adesso a distanza di tempo sono passati tanti anni, di aver fatto il nome di Italo Pietra, che andasse lui. Italo Pietra disse giustamente questo, no, dice io andrei, ma guardate che io sono impegnato qui perché aveva la sua colonna che era venuta da oltre Po Pavese, che la comandava lui e non poteva abbandonare questi suoi partigiani. Ecco, io vorrei aggiungere quel che ha detto Sandro, che secondo me in quel clima l'ordine non ammetteva dubbi, eravamo tutti d'accordo, quindi se mi avessero dato l'ordine a dare io sarei partito, quindi a distanza di 32 anni io mi chiamo storicamente e politicamente responsabile di quella scelta, di quella decisione. Allora, a questo punto, cosa è stato deciso praticamente? Allora il comando ha deciso che andasse un elemento del comando stesso, che era Valerio. Era del mio parere, del mio stesso parere, Longo, che siccome gli avvenimenti precipitavano, non potevamo decidere che Mussolini fosse portato qui a Milano, che quindi bisognava prendere una decisione perché fosse giustiziato sul posto dove era stato arrestato, perché da Dario, bisogna ripeterlo questo, il capitano da Dario sta arrivando a Como e quindi c'è il pericolo che da Dario prenda in consegna Mussolini. Dunque Guido e Valerio raggiungono Dongo, dove ci sono ad aspettarli il capitano Neri e la Gianna, che li accompagnano come da ordini ricevuti, dove si trovavano il Duce e Claretta Petacci, appunto, segretamente in prigione, presso la masseria dei fidati amici De Maria. Lampredi e Audisio, Guido e Valerio, sulla stessa auto, quindi del capitano Neri e della Gianna, raggiungono il Duce e la Petacci. Questi vengono fatti salire insieme ad altri due partigiani su un'altra auto e insieme si concorda di andare ad eseguire la sentenza presso un piccolo paesino di vicino, chiaramente, ovvero Giulino di Mezzegra, che entrerà appunto nella leggenda ormai consegnata alla storia come il paesino dove venne ucciso Mussolini. Arrivati a Giulino di Mezzegra, alcuni partigiani vengono inviati a fare da sentinelle per bloccare la strada. Fino all'ultimo si teme l'arrivo di qualcuno che impedisca l'esecuzione della sentenza. È stato scelto come luogo per l'esecuzione il cancello della Villa Belmonte, villa che passerà anch'essa alla storia, appunto, per essere stata il teatro della fucilazione di Mussolini e della Petacci. In realtà i partigiani non avevano alcuna intenzione di uccidere la Petacci, la quale era stata portata assieme al Duce perché sbraitava, continuava a gridare di volerlo seguire fino alla fine, e per evitare appunto impedimenti e altre problematiche, i partigiani l'avevano caricata in auto insieme al Duce, insieme a Mussolini, perché non lo voleva assolutamente abbandonare. Viene messo di fronte all'inferriata appunto della villa il solo Benito Mussolini, ed ecco che il colonnello Valerio, colui e colui il solo che eseguirà la sentenza, la condanna a morte, spinge il Duce, che ovviamente oppone resistenza, verso il cancello, mentre la Claretta Petacci viene trattenuta dagli altri partigiani mentre grida e sbraita. Ed ecco che il colonnello Valerio pronuncia questa sentenza: per ordine del Comando Generale del Corpo Volontari della Libertà, cioè il CVL, sono incaricato di rendere giustizia al popolo italiano. Si prepara quindi a eseguire la sentenza fucilando Mussolini. Ma Claretta Petacci continua a sbraitare, cerca di raggiungere il Duce. Ed ecco che allora il colonnello Valerio, rivolgendosi proprio alla Petacci, le dice: togliti di lì se non vuoi morire anche tu.
Ecco che allora il colonnello Valerio tenta di procedere velocemente all'esecuzione, ma il suo mitra si inceppa. Il partigiano Lampredi si avvicina allora, consegna a Valerio la sua pistola per eseguire la sentenza, ma anche questa pistola si inceppa. Veramente una situazione incredibile. A quel punto quindi Valerio si fa consegnare un mitra da un altro partigiano, Moretti, e questa volta la raffica di colpi parte. Il duce cade a terra, colpito più volte, ma si era messa nel frattempo sulla linea di tiro la stessa Claretta Petacci, che si era riuscita a divincolare e voleva raggiungere il duce. Quindi vengono colpiti a morte entrambi e poi sarà dato un colpo di grazia con un'altra pistola al cuore al solo Mussolini, sempre dal colonnello Valerio. Ecco, infatti dovete sapere che anche intorno all'esecuzione della sentenza di Mussolini si sono susseguite chiaramente, come era ovvio aspettarsi, anche una serie di storie molto discordanti tra di loro e anche diverse. Addirittura si dice che in realtà Mussolini non fu fucilato lì, ma che fu soltanto una messa in scena, ecco. In realtà tutte le prove che abbiamo, oltre che alle testimonianze, raccontano che la storia è andata esattamente così. La Petacci quindi rimase uccisa perché voleva insomma morire insieme al duce a questo punto, si mise sulla linea di tiro una volta che riuscì a divincolarsi e non era nell'intenzione dei partigiani di ucciderla, perlomeno di non ucciderla in quella situazione. E così insomma andò la storia, tant'è vero che sul luogo, poi il cancello di Villa Belmonte, vennero ritrovati soltanto i bossoli compatibili con il mitra di Moretti, calibro 7,65, e con la pistola del colonnello Valerio, che appunto sparò il colpo di grazia al cuore di Mussolini. Sono le ore 16:10 del pomeriggio del 28 aprile 1945. Guido e Valerio, una volta eseguita la sentenza, tornano quindi ad Ongo. Ora devono anche assicurarsi che stessa sorte tocchi ai gerarchi fascisti, condannati anch'essi a morte dal CLN. Con tutti i partigiani lì ad Ongo, in piazza, dove sono tenuti prigionieri appunto tutti i gerarchi fascisti catturati nella colonna fermata ad Ongo, non tutti i partigiani sono d'accordo nell'eseguire questa sentenza. Alcuni vorrebbero aspettare, consegnare i gerarchi agli alleati come prevede il trattato internazionale, ma non c'è tempo per parlare con i dissidenti. Anche ad Ongo, Lampredi e Audisio prendono in mano la situazione, mettono in piedi in fretta e furia un plotone di esecuzione composto da alcuni partigiani, e alle 17:20 di quello stesso pomeriggio, quindi pochi minuti dopo la morte del duce, 1:10 dopo la morte di Mussolini, ecco che vengono fucilati in piazza ad Ongo, e ancora oggi potete vedere conficcati nell'inferriata che dà poi sul lago i proiettili di quell'esecuzione nella piazza centrale di Ongo, ed ecco che vengono fucilati 14 gerarchi fascisti, tra cui Pavolini, il segretario del Partito Nazionale Fascista. Pavolini gridò "Viva l'Italia" prima di cadere a terra sotto i colpi di fucile dei partigiani. Perché 14 vengono fucilati sulla piazza di Ongo e non 15? Come saprete, appunto, in realtà i fascisti fucilati, uccisi quel pomeriggio ad Ongo, furono 15, non 14. Beh, perché il quindicesimo era Marcello Petacci, il fratello di Claretta Petacci. Perché fu tenuto momentaneamente da parte Marcello Petacci? Perché quando fu arrestato dai partigiani di Ongo, si dichiarò un esule politico, cioè vantò di possedere un'immunità politica in quanto affermava di essere un diplomatico spagnolo. Presentò anche il suo passaporto spagnolo ai partigiani, ma quando in realtà venne fuori che in realtà appunto si trattava di Marcello Petacci, del fascista Marcello Petacci, che aveva quei documenti falsi che sarebbero dovuti servire a lui e alla sua famiglia per un'eventuale fuga in Spagna, che come abbiamo visto prima però era assolutamente impensabile perché i fascisti non ci sarebbero mai riusciti ad arrivare, avevano però creato quei documenti falsi, magari chissà quanti altri, per riuscire ad espatriare e a fuggire alla morte. Ma quando appunto viene riconosciuto, viene ucciso anche lui, o meglio viene portato sulla piazza di Ongo per essere fucilato nello stesso luogo dove ormai giacciono morti gli altri gerarchi fascisti. Marcello Petacci, come un ultimo sussulto, riesce a fuggire gettandosi nel lago, ma viene lì raggiunto dai colpi di fucile dei partigiani e viene quindi freddato e ucciso mentre cerca di fuggire a nuoto dalla riva del lago. Ma perché l'ordine era di fucilare esattamente 15 gerarchi fascisti quel giorno ad Ongo in piazza? Ebbene, per capirlo dobbiamo tornare indietro al 10 agosto del 1944. A Milano
in quell'epoca comandavano i tedeschi insieme ai repubblichini della Repubblica di Salò. E i tedeschi, e quindi anche i fascisti, erano agli ordini diretti di tale tenente dell'SS, Theodor Sevcke. Che cosa succede? Che il 10 agosto del 1944, all'alba, vengono prelevati 15 partigiani dal carcere di San Vittore e portati proprio in piazzale Loreto a Milano. Sono 15 appunto questi partigiani che vennero fucilati, uccisi da un plotone di esecuzione composto proprio dai militi fascisti che agivano agli ordini dei tenenti della SS. Sevcke, come dichiarerà poi successivamente una volta catturato e processato, diede quell'ordine di uccidere questi 15 partigiani per, come sua stessa missione, mostrare il destino che toccava a tutti i milanesi nel caso in cui avessero appoggiato in qualsiasi modo i partigiani e la resistenza, cioè per mettere paura alla popolazione e per renderla collaborazionista ai nazifascisti. Sevcke, che verrà chiaramente, come facilmente intuibile per questo fatto, soprannominato poi il boia di piazzale Loreto, fece eseguire questa sentenza. La fucilazione avvenne appunto all'alba, alle ore 6:10 del 10 agosto del 44, in piazzale Loreto. E ricorderete, quindi capirete, perché poi i corpi dei gerarchi e del duce e della Petacci vennero appesi proprio in quel piazzale. I cadaveri dei partigiani vennero lasciati a marcire al sole, coperti dalle mosche, circondati dai cartelli scritti dai fascisti che riportavano la scritta «Assassini», e vennero lasciati lì tutto il giorno, fino alla sera. Addirittura tutte le persone che passavano, i civili, i milanesi, e cercavano di evitare quell'orribile scempio, venivano raggiunti dai repubblichini posti a guardia dei partigiani uccisi e venivano costretti, sotto la minaccia delle armi, ad andare a guardare, a passare di lì e a leggere quello che c'era scritto sui cartelli e tutto quello che succedeva, perché i cadaveri dei partigiani venivano continuamente insultati, derisi e oltraggiati in tutti i modi dai nazifascisti presenti. Questo era lo scopo, quindi, incutere timore ai milanesi, mostrare loro che fine avrebbero fatto nel caso in cui avessero appoggiato la resistenza. In realtà Mussolini, che venne raggiunto dalla notizia dall'ambasciatore tedesco presente nella Repubblica di Salò, Mussolini rispose così: «I metodi utilizzati dai militari tedeschi sono contrari ai sentimenti degli italiani, ne offendono la naturale mitezza. Il sangue di piazzale Loreto, signori, lo pagheremo molto caro». Ebbene, in queste parole di Mussolini veramente si legge quasi una premonizione. Lui stesso appunto fu portato, una volta ucciso dai partigiani, proprio in quel piazzale Loreto. Ecco quindi spiegata la motivazione per cui i corpi dei gerarchi uccisi del duce e della Petacci vennero appesi, oltraggiati e veramente in tutti i modi vilipesi in piazzale Loreto, appesi a testa in giù. Ebbene, la spiegazione è questa: i partigiani li portarono lì perché lì erano stati uccisi 15 partigiani dai nazifascisti nell'agosto del 44 e Mussolini aveva ben chiara ormai quella che era, stava diventando la sorte della guerra, insomma che era una guerra ormai persa, e un anno prima quasi della sua morte capì che quel sangue lo avrebbero pagato molto caro. Qui Radio Milano Liberata. Volontari della Libertà si sono impadroniti oggi alle 16 a Giulino di Mezzegre, Como, di Mussolini, Pavolini, Zerbino, Barracco, Mezzasoma, Liverani, Ruggero Romano, Coppola, già professore a Bologna e collaboratore del Corriere della Sera, Bombacci, Porta, Gatti, Taquanno, giornalista del regime e membro della feroce pattuglia futurista imperialista, della Petacci e di altri gerarchi di minore importanza, giustiziandoli dopo un breve ma regolare processo. Il CLN Alta Italia dichiara che la fucilazione di Mussolini e complici da esso ordinata è la conclusione necessaria di una fase storica che lascia il nostro paese ancora coperto di macerie materiali e morali. È la conclusione di una lotta insurrezionale che segna per la patria la premessa della rinascita e della ricostruzione. Il popolo italiano non potrebbe iniziare una vita libera e normale che il fascismo per 20 anni gli ha negata se il CLN Alta Italia non avesse tempestivamente dimostrato la sua ferrea decisione di saper far suo un giudizio già pronunciato dalla storia. Dell'esplosione di odio popolare che è trascesa in questa unica occasione a eccessi comprensibili soltanto nel clima voluto e creato da Mussolini, il fascismo stesso è l'unico responsabile.
Il CLN Alta Italia, come ha saputo condurre l'insurrezione, mirabile per disciplina democratica, trasfondendo in tutti gli insorti il senso della responsabilità di questa grande ora storica, e come ha saputo fare, senza esitazioni, giustizia dei responsabili della rovina della patria, intende che nella nuova epoca che si apre al libero popolo italiano, tali eccessi non abbiano più a ripetersi. All'alba del 29 aprile, i corpi del Duce, della Petacci e dei 15 gerarchi sono appesi in piazzale Loreto. Milano si risveglia e viene messa di fronte alla realtà dei fatti. Alcuni non ci credevano che il giorno prima il Duce era morto, e invece ora era lì, tutto davanti ai loro occhi, da vedere. I corpi di Mussolini e dei gerarchi della Petacci vennero presi a calci e pugni dai passanti, che sputarono contro i corpi dei nemici, in segno di sdegno, in segno di rabbia, quasi a volersi vendicare, colpendo appunto quei corpi martoriati per gli anni terribili che il fascismo aveva fatto passare a tutta la popolazione. Una madre che perse addirittura 3 o 4 dei suoi figli, non ricordo quanti ne avesse, comunque li perse tutti quanti in guerra per colpa del fascismo. Ecco, quella madre prese addirittura una pistola e sparò dei colpi contro i corpi di Mussolini e della Petacci. Il giorno prima, il 29 aprile 1945, era un giorno di rivoluzione. In piazzale Loreto c'era un'aria da presa della Bastiglia, da palazzo d'inverno. Poco prima dell'alba, qualcuno aveva buttato per terra un mucchio di cadaveri, tra cui Benito Mussolini e Claretta Petacci, uccisi a Giulino di Mezzegra la sera del 28 aprile. Una folla minacciosa cresceva di minuto in minuto e dopo un po' la piazza divenne ingovernabile. Nessuno riuscì più a contenere la folla, non intervennero i militari americani, non riuscirono a far nulla i pochi carabinieri e i partigiani armati. Alla fine furono i vigili del fuoco a prendere in mano la situazione. Fu deciso di appendere i cadaveri alla tettoia di un distributore per evitare che venissero schiacciati e perché tutti potessero vedere. Alle 2 di pomeriggio di quello stesso 29 aprile, per ordine dei dirigenti del CLNAI, l'esibizione pubblica, insomma, si conclude. I corpi vengono tirati giù e vengono portati tutti quanti all'obitorio per eseguire l'autopsia. L'autopsia dei corpi di Mussolini e della Petacci è stato discutere a lungo anche successivamente, perché sembrava che da questa autopsia emergesse, per riprendere il discorso che facevo prima della fucilazione di Mussolini, emergesse come in realtà il Duce non fosse morto il 28 nel pomeriggio, ma il mattino, in circostanze strane, colpito sì a colpi di fucile o di pistola, ma non a Giulino di Mezzegra, fuori da Villa Belmonte. Quella infatti sarebbe stata tutta una messa in scena, ordita dal CNAI e dai suoi partigiani, ma il Duce era stato ucciso per qualche altro motivo, non era chiaro chi, nella mattinata del 28, o addirittura la sera del 27 dopo la cattura. Insomma, tutto questo, queste idee nacquero sia da testimonianze false, da persone che volevano appunto attribuirsi da soli la responsabilità, il ruolo di aver ucciso Mussolini, no? Un ruolo importante, sia appunto da questa autopsia misteriosa. Dall'autopsia appunto emerse come Mussolini riportava una ferita d'arma da fuoco nel fianco, il che appunto contrastava con la testimonianza dei partigiani, che dicevano di averlo appunto ucciso con una scarica di mitra in posizione frontale e poi con un colpo di pistola al cuore. In realtà, come vi dicevo prima, per tutta la mattinata del 29 aprile i corpi di Mussolini e della Petacci furono presi a calci e pugni, e come vi dicevo addirittura qualcuno sparò contro quei corpi,
E quindi quei proiettili potevano benissimo appartenere a qualcuno che aveva sparato sui corpi ormai morti in Piazzale Loreto. Ecco, eseguire un'autopsia dopo tutto quello che accadde quella mattina ai corpi dei gerarchi e del duce, insomma, non può dare alcun tipo di risposta chiara, netta ed evidente. Non è attribuibile nulla che si trovava su quei corpi con certezza a ciò che avvenne precedentemente alla loro esposizione in Piazzale Loreto, perché lì di fatto a tutti gli effetti avvenne un ulteriore massacro dei cadaveri. Guardiamo ora le fotografie proprio di come erano ridotti i corpi di Mussolini e della Petacci al momento dell'autopsia. Ecco, ora avendo visto queste immagini, chi di voi è riuscito a guardarle? Ecco, provate a spiegarmi come è possibile eseguire un'autopsia, capire come sono andate veramente le cose, osservando questi cadaveri. Dunque abbiamo visto le immagini e le fotografie di come vennero ridotti i corpi di Mussolini e delle Petacci dalla furia della folla di una Milano insorta. Ebbene, abbiamo anche visto come in realtà il fatto che i corpi dei fascisti uccisi vennero portati in Piazzale Loreto e vennero appesi, appunto, come è stato detto anche nel video, per farli vedere a tutti, perché la folla era veramente immensa e si stava accalcando appunto tutto intorno ai cadaveri che venivano presi a calcio e pugni. Ebbene, abbiamo visto che furono portati proprio in Piazzale Loreto per quel motivo, perché il 10 agosto del 44 erano stati uccisi lì e esposti i loro cadaveri per tutto il giorno, 15 partigiani. Quindi non è vero, come si sostiene spesso, che l'esposizione dei cadaveri dei fascisti uccisi in Piazzale Loreto fu un atto totalmente privo di senso e solamente qualcosa di cui la resistenza, di cui gli stessi partigiani dovevano vergognarsi, perché in realtà, come abbiamo visto, c'è una motivazione chiara e anche evidente per chiunque voglia realmente conoscere la storia e approfondirla dietro a tutto quello che avvenne in quei giorni. Non dobbiamo poi mai dimenticare che i partigiani erano un vero e proprio esercito. Certo, non erano organizzate in armate numerosissime come un vero e proprio esercito, diciamo, nazionale, inquadrato, come poteva essere quello nazista tedesco, ma i partigiani erano organizzati in brigate, ma seguivano il regolamento di un vero e proprio esercito. Una volta che si entrava nelle brigate partigiane, si entrava a far parte a tutti gli effetti di un esercito organizzato come un esercito. Ebbene, i partigiani agivano sì in brigate di piccolo numero, ma questo faceva parte della guerriglia partigiana. Si trattava di una guerra civile, quella che combatterono i partigiani, che veniva combattuta con degli attentati mirati, con degli attentati eseguiti nelle modalità della toccata e fuga. I partigiani chiaramente agivano in zone che loro conoscevano, mentre l'invasore tedesco o gli stessi fascisti in fuga magari da altre zone non conoscevano bene, quindi i partigiani sfruttavano questo vantaggio per ordire degli attentati ben mirati e poi darsi alla fuga colpendo il più possibile i nemici. L'attentato di Via Rasella è un esempio eclatante riguardo a questo fattore. Ma appunto perché dobbiamo parlare di questa cosa? Perché talvolta, insomma, la guerra dei partigiani viene vista un po' come qualcosa di diverso da tutte le altre guerre. In realtà non era così. I partigiani erano in guerra, i partigiani si erano dati una serie di regolamenti, l'esercito era a tutti gli effetti un esercito, quello partigiano, tant'è vero che era istituito anche un tribunale di guerra formato dai partigiani più meritevoli che a volte giudicavano il comportamento di altri partigiani, i quali, se ritenuti colpevoli di reati gravi contro la causa della resistenza, venivano anche passati per le armi. Sono stati uccisi molti partigiani, condannati da tribunali partigiani, proprio come avveniva in tutti gli eserciti del mondo. Vedremo tra poco proprio come il caso del capitano Neri e della Gianna rientri proprio in questa casistica. Quindi, secondo me, non deve stupire più di tanto il fatto che i partigiani, anche a guerra terminata, insomma, si lasciarono andare all'uccisione di diversi fascisti che trovarono nascosti, oppure che si lasciarono andare al massacro dei corpi dei gerarchi di Mussolini e della Petacci. Ecco, in realtà, come abbiamo visto, a inveire e a infierire sui cadaveri fascisti fu anche la folla milanese, non solamente i partigiani. Dopo aver chiarito quindi come andarono storicamente gli ultimi giorni di vita di Benito Mussolini e come avvenne la sua uccisione, ritorniamo ora all'altro argomento di questo video, l'altro argomento misterioso, cioè che fine ha fatto quello che è stato chiamato l'oro di Dongo? L'oro di Dongo, appunto, è chiamato così perché rappresenta tutti i beni
sia in denaro, sia in titoli di Stato, sia in azioni, che venne appunto preso dai partigiani, sequestrato alla colonna nazifascista che appunto fu bloccata ad Ongo. La colonna Mussolini, il quale Mussolini aveva tutti i suoi averi, diciamo, principali a bordo dell'autoblinda sulla quale appunto si trovava nel momento in cui fu fermato dal posto di blocco insieme alla Petacci e insieme a Pavolini. Vediamo ora la foto anche della loro autoblinda. All'interno di questa autoblinda appunto il Duce teneva i suoi beni più preziosi, anche i documenti più preziosi. L'oro di Dongo non è composto però soltanto dall'oro dell'ormai decaduto regime fascista che il Duce stava cercando di portare via con sé, ma nell'oro di Dongo rientravano anche tutti i beni che i tedeschi, la colonna tedesca, stava portando via dal nord Italia, e rientrano anche tutti i beni personali della Petacci, di Mussolini, quindi non soltanto legati a quello che era ormai il decaduto stato fascista. Questa è una delle prime ragioni per cui è sempre stato impossibile stilare un inventario preciso di quello che era l'oro di Dongo, sapere con esattezza quanto ammontassero tutti i beni contenuti. Tuttavia, la stima, diciamo, più affidabile, rifacendosi a tutti i diversi tipi di inventari che ora, come vedremo, sono stati comunque fatti rispetto al tesoro del Duce, si può insomma ritenere che l'ammontare totale dell'oro di Dongo, calcolando anche i beni privati di Mussolini e calcolando anche tutti i beni della colonna tedesca, ammontasse a circa 8 miliardi di lire dell'epoca. Di questi 8 miliardi, 66 milioni erano in banconote tra lire e dollari, mentre i chili d'oro sequestrati sarebbero stati 36. In realtà siamo in grado di dire in maniera abbastanza certa che il tesoro sequestrato dai partigiani alla colonna era di un valore in realtà ben superiore, perché appunto tutti questi valori sono quelli che arrivarono ad essere inventariati. Qual è il principale problema legato all'oro di Dongo? Ebbene, che dopo che i partigiani arrestarono tutti i fascisti, le loro auto contenenti valigie piene d'oro e di valori furono lasciate alla mercé di cittadini curiosi, oltre che degli stessi partigiani, ed è ormai cosa certa e provata che moltissimi cittadini fecero razzia di molti beni lì contenuti, quali appunto non saranno mai inventariati perché finirono in mani private. Abbiamo la testimonianza di coloro i quali accorsero per primi nella zona in cui era stata bloccata la colonna. Ebbene, i partigiani avevano l'ordine soltanto di prendere le armi e le munizioni, come riporta il partigiano garibaldino Colombini, il quale disse: mi fu affidato il compito di prendere l'autoblinda su cui si trovava Mussolini, anche se loro in quel momento ancora non lo sapevano, perché Mussolini si era intanto nascosto vestito da tedesco in uno dei camion nazisti, e vidi un cofanetto pieno di oro che si sarebbe poi scoperto che apparteneva alla Petacci, e non resistetti alla tentazione di prendere qualche gioiello, come stavano facendo anche altri. Secondo numerose altre testimonianze, poi, la situazione divenne sempre più caotica, cioè non si capiva più nulla. Le auto di lusso e i bagagliai dei geracchi che contenevano ogni tipo di bene vennero veramente razziati dalla popolazione, da privati cittadini che accorsero sul posto e portarono via quanto più oro possibile. Prosegue la testimonianza del Colombini: c'era chi si accontentò di portare via zucchero, cioccolato, qualche stecca di sigaretta, chi invece puntava all'oro, ai gioielli, alle banconote. Tutto faceva gola dopo quei duri anni di guerra. Ecco, anche in questo caso io non mi sento personalmente di condannare queste persone che avevano lì di fronte a loro ogni ben di Dio che apparteneva al nemico sconfitto. Magari quelle persone erano state provate dalla guerra, erano magari non partigiani, ma avevano contribuito alla resistenza, sentivano quindi in diritto di prendere quei beni espropriati al nemico, perché non dobbiamo mai dimenticare, lo ripeto ancora, che ci si trovava in una situazione di guerra civile. Passato qualche tempo, difatti, iniziarono a giungere alla prefettura ormai della neonata Repubblica Italiana diversi tipi di segnalazioni anonime di cittadini di Dongo invidiosi di altri cittadini di Dongo. Perché? Perché questi cittadini venivano denunciati dai loro compaesani di aver ottenuto delle fortune improvvise e ingiustificate. Sorsero imprese nate dal nulla, si legge dai verbali. Negozi, ville, auto di lusso, pellicce mostrate con collane di perle e di diamanti, magari presi proprio dal cofanetto dei beni della Petacci.
Giungono notizie quindi di impiegati normalissimi, diventati poi milionari con ville con piscina. Le denunce sono veramente decine e decine, e hanno tutte lo stesso tenore. Possiamo quindi storicamente dire una cosa certa, la prima cosa certa sull'oro di Dongo. Una gran parte di questo tesoro è finito in mani di privati cittadini. Ma il tesoro di Mussolini non consisteva soltanto in oro, in banconote e in titoli di Stato, ma nell'autoblinda in cui stava fuggendo il duce aveva portato con sé anche tutto il suo archivio privato. Si trattava di oltre 500.000 di fogli, tutti fascicoli catalogati sotto il titolo di segreteria particolare del duce. Secondo lo stesso Mussolini, quei documenti contenevano dossier segreti, scambi epistolari con Hitler e con Churchill, e lo stesso Mussolini avrebbe detto ad alcune camicie nere il 15 aprile che soltanto le nostre carte, quelle della segreteria particolare del duce, potevano essere la nostra salvezza morale e materiale. Dovessi essere ucciso o morire in battaglia, sfruttate questi documenti. È in gioco l'interesse della nazione. In realtà, anche qui, da tutte le testimonianze che abbiamo, quello sembra essere a tutti gli effetti stato un bluff del duce di Mussolini, perché tutti quei documenti in realtà non contenevano alcunché di compromettente che potesse in qualche modo salvare la figura di Mussolini, insomma di cambiare il giudizio storico sul duce. Ebbene sì, perché parte di questo archivio personale, i documenti diciamo meno importanti, non li aveva Mussolini nel suo borsone sull'autoblinda, ma li aveva fatti mettere in delle casse di legno su uno dei camion della colonna. Il camion che conteneva queste casse di legno contenenti i documenti si ruppe all'improvviso durante la marcia, prima di essere bloccati a Dongo. La ricostruzione ufficiale, anche qui basata su numerose testimonianze, racconta che l'autista di quel camion, appunto in avaria che dovette fermarsi e abbandonò quindi la colonna, chiese aiuto per aggiustare il suo camion ad una cascina del Comasco, nelle zone dove si era fermato chiaramente. Ebbene, i proprietari di quella cascina a quanto pare riconobbero o l'autista o comunque capirono che si trattava di un fascista che stava trasportando qualcosa ed andarono a avvisare i partigiani della zona. L'autista non fu mai più ritrovato, mentre le casse contenenti quei documenti del duce furono consegnate alle alte sfere del CNAI soltanto nel maggio successivo, quindi circa un mese dopo la liberazione. Quindi è difficile credere che in tutto quel tempo coloro che trovarono quei documenti non li guardarono, non guardarono il contenuto. E tant'è vero che furono pubblicate alcune lettere tra Mussolini e Hitler da alcuni giornali che chiaramente avevano ottenuto in qualche modo quei documenti. Comunque lettere tra Hitler e Mussolini che non gettano alcun tipo di luce o di novità incredibile su tutto ciò che è già passato alla storia ed è noto a tutti. Può pensare che furono vendute quelle lettere alle testate giornalistiche perché erano le uniche, diciamo, pubblicabili che in qualche modo potessero attirare l'attenzione dei lettori. Difatti tutti quei documenti che invece arrivarono nelle mani del CNAI erano totalmente insignificanti e privi di valore. Riguardo ai documenti che invece il duce teneva in delle borse di pelle con sé sull'autoblinda, ebbene quei documenti li furono sequestrati nel municipio di Dongo quando fu arrestato. Contenevano 4 fascicoli, anche qui numerosi fogli, tutti quanti catalogati con la scritta rossa segreto. Venne fatto chiaramente l'inventario immediatamente dai partigiani che pensavano di scoprire chissà quale appunto segreto, come diceva il titolo, su quei fascicoli, ma in realtà si trattava anche lì di un bluff quasi di Mussolini, perché all'interno di quei documenti c'erano soltanto fascicoli che riguardavano dei piani di fuga per la Svizzera o per la Spagna, c'era un dossier su un nemico, Pietro Nenni, il socialista. C'erano poi dei versi poetici scritti da Mussolini per la Petacci, nulla di interessante dal punto di vista storico. C'erano poi altre lettere con Hitler, nulla di interessante nemmeno lì. E poi c'era un altro dossier della polizia fascista sulla vita privata del principe di Piemonte Umberto di Savoia. C'è anche qui in realtà un piccolo problema, perché appunto noi sappiamo tutti questi contenuti dei dossier di Mussolini perché furono inventariati, come abbiamo appena detto, dai partigiani di Dongo, ma quando tutti questi documenti furono consegnati a Cadorna nel maggio, anche qui successivo, la maggior parte di questi documenti inventariati non ci sono. Sono scomparsi il dossier su Umberto di Savoia, non si capisce per quale motivo, e quello sui piani di fuga di Mussolini. Ecco, ora dobbiamo fare un altro intervento, sfatare un altro mito.
Visto che alcuni di questi documenti, anche corrispondenze epistolari che a quanto pare riguardavano non soltanto dialoghi tra Mussolini e l'alleato Hitler, ma anche tra il duce e il nemico, Winston Churchill, il primo ministro inglese, ebbene, da questo fatto è nata questa famosissima teoria dei servizi segreti inglesi. Cioè, che cosa sostengono questi revisionisti storici? Beh, ci vengono a dire che in realtà Mussolini non fu ucciso per ordine del CNAI, delle parti più intransigenti del CNAI, ma Mussolini fu ucciso per un intervento diretto dei servizi segreti inglesi, che durante la liberazione d'Italia prendono un aeroplano, atterrano a Como e si mettono alla ricerca di questi documenti, perché contenevano qualcosa che non si è mai capito che cosa, che mettesse addirittura potesse mettere in cattiva luce Churchill come un alleato addirittura di Mussolini, chissà cosa si erano detti, eccetera. Questa tesi poi sostiene addirittura che appunto i servizi segreti ordinarono di uccidere Mussolini immediatamente, perché chiaramente se sequestravano soltanto i documenti non sarebbe bastato, perché magari il duce finito nelle mani degli americani avrebbe parlato e raccontato ciò che era scritto in quei documenti e tutto quello che era stata la relazione, questa fantomatica relazione tra lui e Churchill. Non abbiamo assolutamente nessuna prova della presenza dei servizi inglesi nel Comasco in quel periodo né in quegli anni, non abbiamo assolutamente nessuna prova che esistessero delle lettere compromettenti tra Mussolini e Churchill, e dobbiamo ipotizzare dal punto di vista storico, con tutto ciò di cui siamo certamente a conoscenza, che se vi fu e probabilmente vi fu davvero una corrispondenza epistolare tra i due capi nazione, beh, questa dovette riguardare solamente magari delle trattative di pace. Se è vero che la linea ufficiale degli alleati era quella di chiedere soltanto la resa incondizionata dei nazifascisti, quindi non aveva alcun tipo di senso che Churchill negoziasse una pace separata con Mussolini o magari anche con Hitler, dobbiamo comunque tenere presente che noi sappiamo storicamente che la posizione degli alleati, cioè inglesi, americani, sovietici, era profondamente divergente anche su questo punto. E quindi non è del tutto errato magari pensare che Churchill, senza farsi, diciamo, pubblicamente carico di spiegare questa faccenda, cercasse la fine della guerra prima dei tempi. Ma i revisionisti non si fermano soltanto qui, cioè non vogliono far credere che Mussolini fu ucciso perché in realtà Churchill era un suo grande sostenitore, ma ci vogliono anche far credere che Churchill si recò sul lago di Como nel settembre del 1945 per recuperare proprio quei documenti che potevano creare uno scandalo internazionale per lui. Beh, in realtà Churchill si recò sul lago di Como, ormai a guerra finita e a Mussolini ucciso da mesi, ed è vero che si recò sul lago di Como, ma nella sua tenuta dove si recava molto spesso prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, perché amava il lago di Como e vi si ritirava in vacanza. E Churchill nel 1945, tra settembre e l'ottobre del 1945, vi si reca veramente, ma per digerire la sconfitta, l'inaspettata sconfitta elettorale che lo aveva colpito nel suo paese. Quindi si ritirò lì in vacanza, non incontrò nessuno, né fascisti, né alcunché, né si mise alla ricerca di documenti inesistenti, ma si godette dei mesi di vacanza. Voglio leggervi anche veramente due righe a tal riguardo, scritte dallo storico Gianni Oliva, uno degli storici italiani, secondo me, più bravi e migliori che abbiamo mai avuto in Italia. È sbagliato ritenere che tra quei fogli, quelli spariti dall'archivio del Duce, ci fosse una lettera o un documento capace di riscrivere la storia o addirittura di riscattare il fascismo dalle inevitabili condanne che lo hanno giustamente colpito e affondato. Gli anglo-americani, è vero, avevano dato disposizione di recuperare tutti i documenti di Mussolini e dei fascisti, ma così come di catturare e di non uccidere, lo abbiamo già visto prima, il duce, ma soltanto per fare un processo mondiale basato e supportato da tutti i documenti ufficiali. E quello che mi sento di dire a tutti questi revisionisti o addirittura negazionisti, che appunto, come dice Gianni Oliva, fanno veramente correre il pericolo, magari con l'andare là degli anni e della perdita della memoria storica, di riscattare in qualsivoglia modo il fascismo, di dire che era tutto un ordine mondiale, di vedere cospirazioni ovunque, che gli inglesi, Churchill, gli americani in realtà finanziavano i nazifascisti. Non dobbiamo assolutamente correre questo pericolo e ricordare sempre quello che è certo e scritto nella storia. Se alcuni documenti dell'archivio di Mussolini sono spariti, sono finiti anche quelli in mani private, come l'oro.
sono finiti in mani di cittadini che magari avevano l'ossessione, il desiderio di possedere questi documenti storici ufficiali che portavano la firma di Hitler, di Mussolini, di Churchill, e magari sono finiti nel mercato nero, scambi tra collezionisti, aste private, ma certamente quei documenti contenevano nient'altro che ulteriori prove della follia, della demagogia, delle teorie e di tutto ciò che è stato il nazifascismo. Chiusa anche questa parentesi, che però la ritenevo veramente doverosa, ritorniamo a ciò che accadde ad Ongo. Dopo la fucilazione del duce e dei gerarchi, questo tesoro, insomma, andava però, dice il capitano Neri, inventariato, per evitare che ulteriormente sparissero dei beni, visto che già stava accadendo sotto gli occhi di tutti. Il capitano Neri dice: dobbiamo fermare tutti, bloccare l'accesso al municipio, inventariare tutte queste valigie piene di ori e di beni e cercare di capire quanto ammontano, per poi capire, facendosi dire dagli alti comandi del partito, che cosa farne di tutti questi beni. Ad occuparsi della gestione di questo inventario saranno proprio il capitano Neri e la sua compagna Gianna. Sicuramente il lavoro iniziò in un determinato momento, ma si interruppe diverse volte perché erano veramente tantissime le cose da inventariare. Addirittura siamo abbastanza certi che il tutto cominciò nel pomeriggio del 27 aprile, fu interrotto in tutta la giornata del 28 per le fucilazioni e nella mattinata del 29 aprile per piazzare Loreto, e fu terminato nella sera del 29 aprile. L'inventario venne poi firmato da coloro che quindi in teoria eseguirono questa operazione, e l'inventario che arrivò, come vedremo tra poco, al processo che nacque in seguito proprio per la scomparsa dell'oro di Dongo, fu firmato da Bellini delle Stelle, da Urbano Lazzari, da Moretti e dal capitano Neri. I comandanti della 52esima brigata Garibaldi si chiedono ora: dove portiamo tutto questo tesoro per evitare che subisca ulteriori furti? Dopo una discussione viene deciso che il luogo più sicuro era la sede del Partito Comunista di Como, da cui dipendeva la brigata. Abbiamo agli atti, quindi qui abbiamo dei documenti su cui basiamo i fatti che io vi racconto, ed è un documento firmato da Pedro, dal capitano Neri e da Bill. Questo documento riporta testualmente che, siccome l'ente che più di tutti si interessò ad aiutare la resistenza fu la Federazione Comunista Comasca, il tesoro andava portato lì. Sorge qui invece un piccolo cavillo che non siamo ancora riusciti a spiegare storicamente, perché da quel documento si evince che il tesoro sarebbe stato affidato alla Federazione Comunista di Como, perché era la più meritevole di tenerlo però in custodia, perché se andiamo a vedere il significato letterale di affidare, i più ci leggono una consegna temporanea. Cioè, per quanto siamo riusciti a capire, molti partigiani, magari anche tra gli stessi firmatari di questi documenti, ritenevano che si trattasse di un'assegnazione temporanea alle casse comuniste per poi consegnare quel tesoro al neonato Stato italiano, per dare una base su cui ripartire con una nuova Italia. In ogni caso, bisognava il più velocemente possibile portare, come era stato deciso, tutti quei beni in alcune valigie di pelle alla sede comunista di Como. Del primo viaggio si occupa la partigiana Gianna. Parte con 5 o 6 valigie di cuoio, come ci riportano le testimonianze, e arriva a Como. Scortata da alcuni partigiani, sale nella sede centrale del Partito Comunista e poi discende da lì con altri uomini che prendono in consegna tutte le borse contenute nell'automobile e le portano nelle casseforti della sede comunista. Quello che succede però a questo punto ha dell'incredibile. Cioè, la Gianna lascia Como, ma non fa ritorno ad Ongo, ma si reca a Baggio, dove stavano i suoi parenti che non vedeva da lungo tempo. Perché, come abbiamo detto prima, la Gianna era stata arrestata dalle camicie nere e si trovava in carcere quando avvenne la liberazione. Riuscì a fuggire dal carcere con il suo compagno, il capitano Neri, anch'esso arrestato dai fascisti, e si ricongiunse subito ai suoi compagni per portare a compimento le pratiche relative appunto alla sorte del duce e a quella dell'oro. Quando poi da Baggio però la Gianna lascia la sua famiglia per fare ritorno ad Ongo, probabilmente questo viaggio fu motivato dal fatto che i familiari della Gianna non sapevano quale destino le era toccato, potevano magari crederla morta, e quindi la Gianna si sentiva in bisogno di andare a mostrare che in realtà stava bene. Succede che però sulla strada da Baggio ad Ongo l'auto della Gianna, che viaggia con questi partigiani che la scortavano, viene fermata da un posto di blocco
partigiano. Inizialmente tutti quelli che si trovano sull'automobile con la Gianna e la Gianna stessa vengono accusati di essere dei fascisti in fuga. Dopo un giro di telefonate, i partigiani che accompagnavano la Gianna dimostrarono in realtà di essere dei compagni di coloro che stavano eseguendo il posto di blocco e vengono quindi lasciati andare di tornare verso Longo, mentre la Gianna viene trattenuta. Perché? Per spiegarlo dobbiamo riprendere quel discorso che vi avevo accennato prima. I partigiani avevano costruito un vero e proprio esercito e quando si entrava nelle file delle brigate partigiane si accettavano tutti quelli che erano i loro regolamenti, con i rischi che ne conseguivano. I partigiani delle Brigate Garibaldi erano venuti a conoscenza che durante le torture che subirono la Gianna e il Capitano Neri in carcere, questi si erano lasciati andare alla confessione per evitare appunto continue torture e avevano fatto alcuni nomi e luoghi in cui si nascondevano i partigiani. In realtà sosteneva la Gianna e anche il Capitano Neri. È vero, noi abbiamo dato dei nomi e dei posti per farci smettere di torturare, per cercare di dare qualcosa, un po' di fumo negli occhi però ai fascisti, perché in realtà noi abbiamo sempre fatto nomi di persone inventate e di posti in cui i nostri partigiani non si trovavano assolutamente nascosti. Il problema però era dimostrare questo. Noi non dobbiamo mai dimenticare che durante la guerra civile i rastrellamenti fascisti nelle campagne, nelle montagne partigiane continuarono veramente fino all'aprile del 1945, cioè anche in ritirata i fascisti che scovavano i partigiani li fucilavano immediatamente sul posto. La Gianna e il Capitano Neri quindi in realtà quando fuggirono dal carcere avevano sulla loro testa una sorta di mandato di cattura emesso dagli stessi partigiani, dai loro stessi partigiani delle Brigate Garibaldi, perché era stato appunto provato che avevano parlato in carcere, avevano dato dei nomi ai fascisti e questo era alto tradimento punito con la pena di morte. Il problema per la Gianna e per il Capitano Neri era appunto provare che non era stata colpa loro nessun rastrellamento che aveva portato all'uccisione dopo la scoperta dei nascondigli partigiani. E questo era veramente difficile da dimostrare per loro. La Gianna viene trattenuta, il Capitano Neri non la vede tornare immediatamente, si attiva per andare a cercarla. Nel frattempo i partigiani che invece erano stati lasciati andare recuperano il resto delle valigie dell'oro e lo portano con il secondo viaggio a Como, sempre nelle casse del Partito Comunista. Il Capitano Neri sa che l'unico modo per salvare la Gianna è parlare con le alte sfere del Partito Comunista. Soltanto il partito poteva ormai salvarla. Si reca così di corsa alla federazione del Partito di Como, proprio dove era stato portato il tesoro. Chiede di parlare con il segretario Gorieri, il quale rifiuta di incontrarlo, forse perché sa già che cosa il Capitano Neri vuole sapere e vuole chiedergli. Il Capitano Neri però non si arrende, lo attende fuori dagli uffici e quando Gorieri esce, il Capitano Neri va faccia a faccia con lui e iniziano una discussione molto accesa, come racconteranno i testimoni. Gorieri richiamò all'obbedienza di partito il Capitano Neri, il quale rispose a tono e lo accusò direttamente di essersi disinteressato della questione della Gianna e dei suoi partigiani. Tornato stanco a casa e deluso perché il suo partito non voleva aiutarlo nella liberazione della Gianna, che era totalmente innocente a quanto diceva il Capitano Neri, tanto quanto lui, e a quanto racconterà poi la madre del Capitano Neri, lo stesso capitano raccontò alla madre di come il partito lo aveva tradito. E perché lo aveva tradito? Perché secondo lui in realtà, secondo il Capitano Neri, il Partito Comunista si era appropriato del tesoro di Dongo, dell'oro di Dongo da loro sequestrato e inventariato. E perché pensava questo il Capitano Neri? Perché a quanto raccontò alla madre era certo di aver visto nel taschino di Gorieri la penna stilografica d'oro di Mussolini e ne era convinto perché l'aveva inventariata lui stesso. Il Capitano Neri era uno tra quelli che riteneva che la consegna del tesoro fosse un qualcosa di momentaneo. Cioè riteneva che sarebbe stato al sicuro nelle casse del suo partito, il quale poi chiaramente e comprensibilmente avrebbe destinato tutto l'oro al neonato Stato italiano. Il Capitano Neri chiede di essere ricevuto, chiaramente non abbandona la sua compagna Gianna per nessun motivo, e chiede di essere ricevuto dalle alte sfere del Partito Comunista, cioè dal segretario di Milano, Vergani. Il Capitano Neri chiede con insistenza un incontro e quando, dopo averglielo rifiutato più volte, lo stesso Vergani capisce che il Capitano Neri non sarebbe mai arreso, concorda per riceverlo la mattina del 7 maggio. Quella stessa mattina però, racconta la madre, il Capitano Neri uscì per recarsi a Milano, ma venne avvicinato da un'auto sulla quale non venne però fatto salire a forza, quindi possiamo ritenere che conosceva bene
chi era seduto al posto di guida e chi era comunque nell'auto, perché dissalì di sua spontanea volontà. Quindi probabilmente qualcuno a conoscenza di quell'incontro che lo aspettava gli offrì un passaggio. Ebbene, secondo alcuni testimoni, il capitano Neri fu fatto salire su quell'auto perché i partigiani, Comaschi, compagni del capitano Neri, avevano ricevuto ordini da Milano di prelevare il capitano Neri e con tutta probabilità, visto che né la madre né nessun altro lo vide poi mai più e visto che non arrivò mai a Milano nella delegazione del Partito Comunista, il capitano Neri fu portato verso il lago, fucilato, il suo corpo occultato. Ma tanto quanto il capitano Neri non avrebbe mai abbandonato la Gianna, alla stessa maniera la famiglia del capitano Neri non l'avrebbe mai abbandonato. La famiglia capisce che è successo qualcosa perché il capitano non rientra e va a cercarlo, sapendo appunto che si sarebbe dovuto recare a Milano, va a cercarlo da Vergani, nella segreteria del Partito Comunista di Milano. Vergani, dopo una accesa discussione con la sorella del capitano Neri, le dice che il fratello aveva tradito. Le dice soltanto queste parole, ma queste parole sono sufficienti alla sorella per capire che il fratello oramai era stato ucciso. Ma nel frattempo che cosa era successo alla Gianna? Era stata arrestata dai partigiani, interrogata più volte, ma in qualche modo era riuscita a dimostrare che in realtà non aveva tradito la causa della resistenza, non aveva collaborato con i nazifascisti. Tuttavia la Gianna ottiene la libertà, ma viene a sapere della fine del compagno, del capitano Neri. Ed ecco che non si vuole arrendere, va a chiedere notizie, si reca anch'essa da Vergani a Milano. Secondo le testimonianze, Vergani insulta la Gianna, le dice di non farsi mai più vedere in zona perché lei era stata risparmiata, ma non doveva scherzare troppo con il fuoco. La Gianna rischia la vita se si fa vedere ancora dalle parti di Milano, ma anche di Como, visto che anche Gorrieri, quindi il segretario della sezione comasca del Partito Comunista, disse alla Gianna di non farsi assolutamente più vedere in zona perché non era ospite gradito. Tuttavia la Gianna non abbandona la causa del capitano Neri e scrive una lettera che abbiamo e che è quindi diciamo agli atti e che sarà utilizzata anche nel processo istituito negli anni 50, come vedremo tra poco. In questa lettera la Gianna chiede alla madre del Neri di andare a trovarla dai suoi familiari dove si trovava appunto a Baggio, perché lei non poteva farsi vedere nelle zone di Como né di Milano, ma che purtroppo il Neri era stato condannato a morte e giustiziato da un tribunale partigiano. Carissima Maddalena, oggi finalmente ho potuto tornarmene a casa. Puoi immaginare il mio stato d'animo. Non sono contenta per il modo con cui sono stata trattata dai compagni di Milano. Ad ogni modo, ti basta sentire che mi hanno assolutamente proibito di venire a Como e che mi hanno fatto presente con molta sfacciataggine che Gigi è colpevole e che è stato giustiziato da un tribunale partigiano di montagna. Dunque, io sarei stata graziata solo per la mia buona condotta in passato. Vedi perciò che grande soddisfazione ho potuto avere io. Sono veramente disgustata dal modo con cui agiscono i compagnissimi. La madre del capitano Neri però non resiste, impugna la lettera e va a Como da Gorrieri, le consegna la lettera e Gorrieri, imbufalito con la Gianna, la prende a insulti, urlando in mezzo a tutti. La madre si reca a Baggio, incontra la Gianna, le dice quello che ha fatto. Sa di aver commesso un errore, di aver messo in pericolo di nuovo anche la Gianna, ma a questo punto la stessa Gianna oramai si sente condannata, sente che verranno a cercarla anche lì, perché aveva fatto la spia, no? Secondo i partigiani, e aveva detto alla famiglia del Neri che era stato ucciso da un tribunale partigiano. Ed ecco che allora la Gianna si prende a cuore la madre del Neri, entrambe vogliono sapere chi materialmente e per quale motivo reale ha ucciso il capitano Neri. Le due donne tornano quindi a Milano, chiedono di essere ricevute da Vergani. Chiaramente Vergani si fa negare, non vuole incontrarle, ma alla continua insistenza esce dalla stanza. Vede le due donne e inizia a inveire con grida e insulti, dicendo alla Gianna che non scamperà una seconda volta i destini delle spie. La madre del Neri fa allontanare la Gianna che continuava a urlare con Vergani, il quale rispondeva a tono. Quello che interessa a lei è sapere che fine ha fatto il figlio e perché. Ma Vergani non le vuole rispondere chiaramente, le dice soltanto che il capitano Neri ha pagato per i suoi errori. Oramai la morte del capitano è certezza. Le due donne però non si rassegnano,
La Gianna, aiutata dalla sorella del capitano Neri, fa domande ad Ongo. Lì certamente i partigiani sanno chi eseguì materialmente la condanna, perché come abbiamo visto il capitano Neri non arrivò mai a Milano. Fu prelevato quindi dai partigiani di Ongo, che eseguirono la sentenza che sì, invece arrivava dalle alte sfere del partito di Milano. Con tutta probabilità, visto che in quei giorni la Gianna sparì anch'essa, venne fucilata e sparì anch'essa in quel lago di Como, quel lago che ha fatto da sfondo a tutto questo nostro racconto. La scomparsa del capitano Neri e della Gianna, così come la scomparsa dell'ora di Dongo e dei documenti segreti del Duce, non potevano però rimanere dei misteri totalmente irrisolti. Ed ecco perché a Padova, nell'aprile del 1957, si aprì il processo per tutti questi fatti, processo nel quale erano accusati proprio Gorrieri e Vergani. Perché era ormai cosa certa e provata che in qualche modo sapevano che fine avevano fatto queste due persone, questi due partigiani della Brigata Garibaldi. Ma quando il processo su tutti questi fatti, uno dei processi che probabilmente avrebbe segnato la storia d'Italia, proprio quando sta per incominciare, dopo 43 udienze viene rinviato per il suicidio misterioso di uno dei giurati e questo processo, nonostante fosse soltanto rinviato per questo triste fatto, non sarà mai ripreso e mai portato a compimento per motivi, questi sì, misteriosi. Vi voglio leggere per concludere questo video alcune parole scritte sempre dal grande storico Giannoni Oliva su questa vicenda. Il 24 luglio del 1957 la Corte d'Assise di Padova è riunita. All'improvviso uno dei giudici popolari, Silvio Andrighetti, si accascia al suolo colpito da collasso cardiaco. La seduta viene temporaneamente sospesa. Il giudice popolare viene ricoverato nel locale poliambulatorio della Croce Rossa, sottoposto a cure intensive, ma nel pomeriggio non è in grado di riprendere il suo posto e di seguire l'udienza. Il medico, anzi, ravvisa se è necessario un periodo di riposo e di cura. Al presidente della Corte d'Assise non resta che sospendere ogni operazione e rinviare l'udienza di 2 settimane. Alla data fissata per la ripresa dell'udienza, un nuovo certificato medico attesta che le condizioni dell'Andrighetti permangono gravi e non gli permettono di partecipare al dibattito, che quindi non può riprendere. Il 10 agosto arriva però una notizia che lascia tutti nello sconforto. Andrighetti, vittima di una forma insidiosa di depressione psicologica, si è suicidato. Ecco perché parliamo di un suicidio molto misterioso. È un'altra vittima dell'oro di Dongo, commenteranno in molti. Ma perché questo suicidio fu in grado di porre fine definitivamente al processo sull'oro di Dongo? Ebbene, perché nessuno dei giudici popolari, spiega Gianni Oliva, ha seguito tutte le fasi del dibattimento. Non è possibile procedere oltre. Le regole di procedura penale sono inflessibili. Il processo deve essere rinviato a data da destinarsi, ricominciare cioè da capo. Le decine di deposizioni, di interrogatori, raccolte in 879 pagine di verbali, non servono più a nulla. Il processo, in realtà, non verrà mai più rifissato, anche perché il coinvolgimento di due parlamentari della neonata Repubblica, Gorrieri e Vergani, comporterebbe tempi lunghi per le autorizzazioni a procedere. Come tutte le pagine misteriose della storia, conclude Oliva, anche quella del tesoro di Dongo e della resa dei conti con i testimoni scomodi non ha mai smesso di far parlare di sé. Quello che le 43 udienze del processo di Padova lasciano come certezza è comunque la responsabilità politica di quanto è accaduto. Se le colpe individuali non sembrano avere prove sufficienti, la responsabilità del Partito Comunista nella gestione dell'emergenza di fine aprile sul lago di Como risulta con tutta evidenza. Gli stessi imputati eccellenti cercano di ridimensionare la quantità del tesoro, ma non attribuiscono ad altri soggetti né la scomparsa dei beni né quella dei testimoni scomodi. È l'ammissione di un'atmosfera incandescente, dove la guerra si prolunga nella pace. È l'atmosfera della resa dei conti con i vinti, ma anche quella delle tensioni tra vincitori e dei fucili che sparano troppo facilmente. In realtà, quindi, possiamo concludere dicendo che, così come non è molto misterioso il suicidio di Andrighetti, non è poi così tanto misterioso che fine abbia fatto il tesoro e l'oro di Dongo, e non è così tanto misterioso che fine abbiano fatto la Gianna e il capitano Neri. Spero che questo video delle inchieste vi sia piaciuto. Vi ricordo che ora sono anche su Instagram, potete seguire la mia pagina Instagram per seguire tutti gli aggiornamenti e anche altri post interessanti, le_inchieste. Vi aspetto nei commenti se avete domande, dubbi o qualcosa da chiedermi. Vi aspetto quindi su Instagram e vi aspetto al prossimo video. E vi lascio per concludere questo video.
con le parole di quello che è stato, secondo me, il più grande Presidente della Repubblica che abbiamo avuto fino ad oggi in Italia, Sandro Pertini. Vede, io sono fedele al precetto di Voltaire, ed è questo. Dico al mio avversario, io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Cioè io non sono credente, ma rispetto la fede dei credenti. Io ad esempio sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente. Rispetta anche la fede politica dei fascisti? No, questa la combatto con altro animo, il fascismo per me non può essere considerata una fede politica. Sembra assurdo quello che dico, ma è così. Il fascismo, a mio avviso, è l'antitesi delle fedi politiche. Il fascismo è in contrasto con le vere fedi politiche. Non si può parlare di fede politica parlando del fascismo, perché il fascismo opprimeva tutti coloro che non la pensavano come lui. Chi non era fascista era oppresso, e quindi non si può parlare di vera fede politica chi opprime le fede altrui e chi combatte. Io combatto, ma combatto sul terreno democratico.